Allora, ti faccio intervenire subito, abbiamo sentito questa beat di Milano, vuoi fare un commento a qualche cosa su questo che abbiamo sentito? Io voglio esprimere la mia indignazione di cittadino di Cefalù. Cominciamo buone, diciamo, perché, cosa è giusta, perché è da ieri che ho questo cruccio in testa. Cefalù deve insorgere contro il presidente Avanti. La politica di Cefalù, i partiti politici di Cefalù, se ci sono, devono insorgere contro questo presidente signore della provincia, che è il Giovanni presidente della provincia. Presidente della provincia. Spieghiamo il motivo, però. Spieghiamo il motivo. Sono stati presentati alla BIT di Milano tre, dal presidente Avanti, tre itinerari turistico-religiosi in Sicilia. Il presidente Avanti, con non lo so se si rende conto di quello che dice, perché ho pure questi dubbi, dice: per la nostra isola si tratta di un'occasione davvero unica. È la prima volta infatti che la Sicilia entra in forma organica ed ufficiale in un piano di turismo religioso con un progetto che abbraccia l'intero territorio isolano. E poi abbiamo scoperto che non c'è Poi Cefalù. Scopriamo che Cefalù, che nello stemma della provincia ci sono l'Aquila di Palermo, San Calogero di Termini Imerese, i tre pesci di Cefalù e il leone di Corleone. E quindi Cefalù, uno dei comuni che parte, che lo riconosciamo tutti, lo riconoscono tutti l'importanza del comune di Cefalù nella provincia di Palermo, è uno dei comuni cardini di questa provincia. È in un progetto che secondo Avanti investe, abbraccia tutto il territorio regionale, viene esclusa Cefalù. Cefalù che ha consegnato, grazie a un nostro concittadino, che non finì, Cefalù non potrà mai finire di ringraziare, che risponde al nome di Monsignor Valenziano, ha consegnato non l'icona ma il punto di riferimento dell'anno della fede. Non viene, non fa parte di questi itinerari. E Cefalù, oltre al Cristo, ha il nostro, ha il santuario Mario, sono anche itinerari mariani, il santuario di Gebilmanna. Io mi aspetto una levata di scudi da parte di quei consiglieri provinciali che rappresentano Cefalù e il territorio madonita, e che sostengono l'amministrazione del consigliere del presidente Avanti. Cefalù deve insorgere contro questi politicanti e contro questa politica. Bene, debutto di Sano Di Paolo come opinionista, che meglio di così non poteva. Bravo, certo, sì. Io voglio dire una cosa. No, come si può escludere Cefalù da un progetto provinciale da un punto di vista turistico, con la cattedrale Cefalù che dopo, non so, forse Monreale, possibilmente, insomma, è forse il migliore e più bello di tutta la provincia. Parlo della non provincia, diciamo il migliore, non diciamo della... Vabbè, è stato scelto, quindi se si parla della Sicilia o potrei ancora dire, vabbè, ce ne sarà, ma della provincia di Palermo è veramente assurdo. Volete dire qualche cosa? Sì, io volevo presidente Avanti. Io devo associarmi alla indignazione e anche, devo dire, al senso di pena che politicamente mi sento di esprimere nei confronti di una amministrazione provinciale che non manca mai di dimostrare una ignoranza politica anche del proprio territorio, quanto più becera e al tempo stesso clientelare, perché poi si vanno a fare le feste di contrada per fare le piccole donazioni a questo e a quello, si vanno ad alimentare sistemi clientelari con la provincia in festa, che malgrado situazioni di estrema crisi anche economica e finanziaria della provincia è continuata imperterrita, e poi invece si va a propagandare
una scelta di carattere pseudo-turistico legata a itinerari che poi non hanno nessuna coincidenza con quello che è lo stato attuale della storia del nostro territorio. Perché la scelta del mosaico di Cefalù, del Cristo Pantocratore di Cefalù, come icona della fede per l'anno 2013, è una scelta storica per il nostro territorio, davanti alla quale ogni realtà di questa provincia si doveva sentire coinvolta e partecipe, e agganciarsi a questa, non andare a fare altri micro itinerari o le solite cose che si fanno. Davanti a questo io chiederò e lo chiederò fortemente alla nostra amministrazione che si faccia valere con un atteggiamento anche estremamente rigido e forte nei confronti dell'amministrazione provinciale. Io sinceramente ho visto qualche foto su Facebook, no, io mi sarei persino rifiutato di fare foto, stringere mani a un presidente della provincia che in realtà ha offeso la nostra città. Ha offeso la nostra città con questa gravissima carenza, con questa gravissima ignoranza di carattere politico e culturale, e quindi nel momento in cui noi andiamo a rammentare ai cittadini che a fine maggio si voterà anche per la provincia, bisogna ricordare che cosa di grave e di politicamente erroneo ha compiuto l'amministrazione di questa provincia in questi anni. Ora, finisco anche con una battuta sulla BIT. Io ritengo che certamente è uno strumento utile. È chiaro che la nostra città ha bisogno di un rilancio culturale e di iniziative culturali che siano in linea con la storia e la cultura della nostra città, e c'è bisogno del concorso di tutti, non soltanto di uno staff, per quanto meritorio, può realizzare alcuni eventi. Credo che la nostra città abbia intelligenze di straordinario spessore che vadano coinvolte in un rilancio che segna o può segnare meglio anche un rilancio di carattere economico. Se a Cefalù si riuscirà veramente a innescare un circuito virtuoso chiamando a raccolta le categorie, le persone di alta cultura e coloro che ci possono dare una mano dal punto di vista turistico e economico, che siano competenti in questo settore, noi possiamo innescare un circuito virtuoso di turismo culturale che rilancerà anche alcuni settori della nostra economia. Fermo restando che per rilanciare, come si diceva prima, tutta intera l'economia della nostra città c'è bisogno di uno sforzo di alcuni anni che vada in linea anche con alcune cose importanti che ritengo che la nostra città abbia e che possa mettere in moto, come per esempio la strategia delle energie alternative, quella dei rifiuti zero. Sono tutte aree e settori dove la nostra città può dire la propria, perché ci sono tanti giovani che si stanno qualificando in questi settori e possono certamente portare un contributo innovativo, non per fare quindi le solite cose, ma per essere in grado di rilanciare l'economia della nostra città. Solo rilanciando l'economia della nostra città le nostre casse cominceranno a ritornare abbastanza significative e credibili, perché i piani di riequilibrio finanziario possono andar bene, ma solo se sono agganciati a una rivalutazione economica di quelle che sono le energie della nostra città. Io ritengo questo. Poi naturalmente siamo in consiglio comunale, ci confrontiamo, io prendo sempre per buone anche le proposte che poi non voto perché non condivido, le prendo per buone perché ritengo che siano uno sforzo, un tentativo per andare verso delle soluzioni. Non condivido e non ritengo credibili quelle proposte che vanno in linea soltanto nell'interesse di pochi a svantaggio di molti. Questa per me la linea di demarcazione è questa, cioè laddove ci sono interessi diffusi che possono essere coltivati anche con proposte che non condivido, per me il dibattito democratico va bene. Nel momento in cui si difendono pochi per fare il disinteresse di molti, questo ovviamente non mi trova d'accordo. Quindi apprezzo anche le parole di stimolo e le sferzate che talora l'ingegnere Di Paola riserva con le sue opinioni in questa città, e mi sembrano anche doverose da riprendere quelle che ha detto questa mattina, perché le condivido. Fermo restando che
Le dichiarazioni dell'ingegnere Di Paola sono fortemente condivisibili, perché lui parla col cuore, in questo momento non parla di politico perché non si trova in consiglio comunale, certo. Non fa parte di nessun partito attualmente costituito. È ovvio che io condivido in pieno quello che lui dice, però se di politica dobbiamo parlare, la dialettica a questo punto penso che si sta un pochettino allargando, per non dire sbragando, devo dire peraltro che dentro il consiglio provinciale ci sono dei degni rappresentanti di Cefalù. Dal momento in cui un presidente della provincia, non ho nessun motivo di andare a far elogiare il presidente Giovanni Avanti, però devo dire le cose per amor del vero come che stanno. Se ci sono dei degni rappresentanti, quello è il presidente di tutta la provincia di Palermo. Sì. È giusto che da parte innanzitutto dell'amministrazione comunale ci sia presentato un progetto alla provincia, che da parte poi dei consiglieri provinciali, che degnamente ci rappresentano, voglio dire, visto che hanno preso i voti, quantomeno si facciano avanti e chiedano che noi partecipiamo a degli itinerari cosiddetti ora religiosi, perché il nostro Cristo Pantocratore è andato a finire come icona della fede, dell'anno mondiale, sì. Della fede stessa. Cioè, voglio dire... È stato fatto però? Per me, non so se è stato, chi l'ha fatto? Il consigliere hanno presentato no, interrogazioni, progetti da parte dell'amministrazione. Ha chiesto conto e ragione. Presidente, mi deve scusare. No, vabbè, no, io sì, non ti voglio... Si rimette in quel... No, vabbè. In quello stato parliamo di presidente, politica, cioè, parliamo di politica, presidente, dai. Perché io le voglio dire questo, io non mi sento di non condividere quello che ha detto il nostro amico ingegnere, perché io lo posso condividere, però sotto l'aspetto politico io una differenza ce la metto, perché è, come dire, una propulsione da parte dell'amministrazione attiva, deve presentare, richiedere, quello è il presidente di tutta la provincia di Palermo, e voglio dire, se ha fatto questo errore, magari se gli è sfuggito e noi ce ne lamentiamo, perché come si fa a sfuggire dal percorso la città di Cefalù? Ecco, questo è importante, però diciamo le cose come stanno. Lì dentro ci sono due consiglieri provinciali, oltre ad essere c'è il sindaco che poteva legittimamente richiedere queste cose. Chiedo scusa. Saluto Di Paola, ecco, ti faccio parlare. Cosa, prego. Un'ultima cosa, cioè questo rientra in quella logica dei partiti dei veleni, dobbiamo dircelo. Appunto, io voglio sentire la tua opinione su quello che loro stanno dicendo. I partiti dei veleni che stiamo vivendo e che questo presunto bipolarismo ha ulteriormente esasperato rispetto a quanto avveniva prima, in passato. Perché qua ormai la politica si fa per vendette trasversali, per ritorsione, per ripicca, si fanno o non si fanno alcune cose, certe cose. Perché a Cefalù c'è un sindaco di destra o di sinistra e viceversa. A proposito di manifestazione della, sì, provincia in festa, Cefalù, che ripeto è nello, sì, stemma di Cefalù, fa parte, è uno dei quattro, non ha avuto nessuna manifestazione, se ne sono fatte e se ne sono fatte ovunque. Rientra quindi questo nella logica dei partiti dei veleni, ma un presidente della provincia, a mio giudizio, proprio perché è il presidente di tutti, deve essere al di sopra di questi veleni, e io, è un'ultima cosa, con questo voglio chiudere e poi tra l'altro devo scappare, voglio dire a proposito di quello che Cefalù avrebbe dovuto costituire nell'anno della fede, nell'ambito degli itinerari turistico-religiosi, sabato 20 ottobre la diocesi di Cefalù ha inaugurato l'anno pastorale con la catechesi del volto, del ritaglio del volto del Pantocratore, nella foto di Schimmenti che ha svolto, catechesi che ha svolto Monsignor Crispino Valenziano. In quella catechesi, a quella, diciamo, manifestazione, chiamiamola così, perché a questo punto più che devo ritenere che c'era il presidente Avanti, e io mi chiedo, ma che cosa ha colto? Perché è venuto? Perché era una manifestazione? No,
era qualcosa di diverso, qualcosa della quale lui per primo si sarebbe dovuto ricordare allorquando sono stati fatti, non so con chi e non so con questi itinerari del turismo religioso siciliano. E io non posso accettare che il presidente della provincia nella quale ricade il Cefalù, il Duomo, è il punto di riferimento dell'anno pastorale, dell'anno della fede, si sia scordato di Cefalù, proprio non lo digerisco. Quindi una segnalazione forte potrà avvenire da parte del sindaco e dei consiglieri provinciali che stanno anche del consiglio comunale. Anche del consiglio comunale. È quello che ho chiesto. Penso di averlo chiesto in maniera che...